Buongiorno ragazzi da Procopio. Oggi ci ritroviamo qua tutti insieme per parlare di una situazione che veramente non ci si dovrebbe proprio parlare. Ci troviamo in un attimo di pandemia dove ci sono delle normative, quindi le persone dovrebbero rispettare alcune normative, ma chi dovrebbe rispettarle effettivamente non li rispetta. E purtroppo stiamo parlando di situazioni di locali, di posti dove le normative dovrebbero essere rispettate, anzi dovrebbero essere rispettate ancora di più, anche perché stiamo parlando di luoghi dove compriamo il mangiare. Quindi stiamo parlando, ragazzi, di supermercati. Quanti di voi si sono ritrovati ad andare a fare la spesa al supermercato, prendere il cestino della spesa e trovarci dentro di ogni sorta? Parliamo di guanti, parliamo di buste, parliamo di sporcizia. Ma la cosa più preoccupante è tutta la polvere, proprio di maniera antiquariata, che si trova all'interno del carrello. Quindi quella polvere, quella sporcizia che c'è all'interno del carrello va a specificare che quel carrello lì, poco poco, minimo minimo, mamma mia che spavento, terribile terribile, sarà circa all'incirca due circa, anche tre circa, un paio di anni che quei carrelli non vengono puliti. Ma non è tanto il carrello preoccupante quanto il cestino della spesa. Quindi quando voi entrate all'interno del supermercato, trovate prima della barriera, quindi prima di entrare dentro il supermercato, trovate i classici cestini che tu prendi e te ne vai a far la spesa. Una cosa indicibile, ragazzi, veramente spaventosa. Fateci caso se non ci avete mai fatto caso, ma è impossibile non farci caso, perché è una situazione veramente così preoccupante, è visibile ad occhio nudo, perché non è che si dice che il carrellino, chiamiamolo carrellino, è un po' sporco, un po' trasandato, un po'... Sembra la discarica, quella che avevo trovato la prima, ve la ricordate, quella del Ponte Giolitti là sotto, 72 tonnellate di immondizia. Ecco, i carrelli sono uguali. Sembrano il ponte con quella fila di immondizia, non so se ve la ricordate, quei 80, 90, ma anche 120 metri di immondizia all'interno del carrello. Cioè, una cosa vergognosa. Ma vediamo di cercare di capire, di vedere un attimino qualche immagine, quindi farvi vedere qualche immagine appunto per cercare di capire di che cosa stiamo parlando e effettivamente che cosa c'è all'interno dei carrelli.
Bene, andiamo a cercare il direttore e cerchiamo di chiedere spiegazioni come mai di questi carrelli veramente così in stato di degrado, sporchi, sporcizia che comunque è lì da tempo perché ci sono gli angoli che sono veramente neri e tutta la cartaccia che c'è all'interno. Credo che i dipendenti dovrebbero curarsi di questa cosa, quindi quando un cliente usa un carrello, il carrello dovrebbe essere igienizzato e invece in questo momento, in questo punto vendita, non succede. Avevo bisogno di parlare col direttore, se possibile. Ok, sì, allora le spiego. Io sono Procopio, non so se mi può conoscere, ma se non mi conosce come Procopio, vengo come cliente. Ci sono arrivato un paio, magari poi se guarda su Google si sa chi sono. Ci sono arrivate un paio di segnalazioni dove spesso e sovente i vostri carrelli sono veramente in stato pietoso, orrendo. Non solo vabbè le cartacce che sicuramente i clienti fanno schifo, le bucce delle barane, assolutamente. Però purtroppo adesso stiamo vedendo che intanto già voi state utilizzando la situazione dal far entrare comunque solo già una persona, che va bene che il DPCM partirà da lunedì, però è una cosa che è stata facendo di meno. Lo stesso in due. Sì, quello si sa. Sì, ma si sa, infatti è grazie a queste persone che ci stiamo trovando poi in questa situazione. Sono arrivate appunto parecchie segnalazioni. No, sono arrivate segnalazioni di tanti punti vendita nell'Astigiano. Adesso poi facendo un giro, poi vabbè, noi siamo clienti qua, però spesso e sovente succede che il carrello... Tutte le mattine e tutti i pomeriggi, no. Però non fanno all'interno dei cestini, sì. Invece una ditta che viene periodicamente e questo succede 4 volte l'anno, come quando vengono a farci le vetrate, ci fanno anche proprio nel cortile sia i carrelli fuori, quelli verdi, che i cestinetti. Però poi, 4 volte l'anno in questo periodo con pandemia in pieno è secondo me molto poco. Una volta alla settimana abbiamo una persona del punto vendita che si occupa della sanificazione di quelli piccolini verdi. Ma non sono sanificati. Non sono sanificati perché se guardiamo all'interno del carrellino vediamo proprio nell'angoletto, negli angoli, c'è proprio lo sporco. Quello va fatto con la lancia. Arretrato, lì è proprio una cosa arretrata. Diciamo che, ripeto, non è una problematica solo vostra, ma è una problematica di tantissimi altri supermercati, quasi tutti praticamente. Ma in questo caso è mandato da qualcuno? No, abbiamo avuto semplicemente delle segnalazioni. Siamo solo la ditta, così lo segnaliamo. No, non siamo una ditta. Allora, io sono uno youtuber astigiano, sarei il ragazzo che aveva scoperto la discarica qua in corso, Alba. Diamoci del tu. Ignoranza. In questo momento mi hai proprio preso impreparata, nel senso che non so proprio... E mi dicevi... E ti dicevo, praticamente noi ci occupiamo proprio di queste situazioni qua, quindi discariche abusive, sì, assolutamente sì. Quest'estate ho chiamato i carabinieri perché una signora voleva entrare con un perizoma in faccia al posto della mascherina, era il mese di luglio, mi sono presa degli insulti e in tutto ciò, quando è arrivato il poliziotto, un po' scocciato perché li abbiamo chiamati di domenica pomeriggio perché io non la facevo entrare, mi ha chiesto, ma qua è obbligatoria la mascherina? Ci stiamo prendendo in giro, è da marzo che noi abbiamo questa mascherina in faccia, tra l'altro prima che abbiamo avuto quelle un po' decenti sono passate dei mesi. Noi diciamo che con voi non abbiamo assolutamente niente, cioè non ce l'abbiamo né col punto vendita né con nessuno, però siamo appunto venuti per, infatti poi su questa situazione qua ne uscirà un video dove non si parlerà sicuramente di nessun punto vendita, ma si parlerà in generale perché è proprio una problematica di tutti i supermercati in tutta Italia, tra l'altro, non solo nell'Astigiano. E quindi dico, non è una cosa solo vostra, ma ripeto, noi stiamo parlando praticamente con tutti i direttori, noi ci occupiamo tanto sull'Astigiano, dei punti vendita, stiamo appunto dicendo, vi raccomando, fatelo perché torniamo e poi... torniamo e poi sono bastonate perché poi adesso lo facciamo presente. Ti saluto, sei stata gentilissima. Cosa ci sentiamo? Vi raccomando, fategli presente per favore al direttore, poi glielo fai presente perché è giusto che sia così. Sto facendo gli orari e deve pianificarmi la pulizia più intensa. Ok, sì, brava. Così almeno riusciamo a evitare delle persone che comunque continuano a mandarci mail proprio per segnalare appunto i punti vendita che hanno questa problematica. Ok? Ti ringrazio. Buona giornata. A te, grazie. Bene, siamo usciti dal punto vendita.
Questo non è l'unico punto vendita, ma ci sono diversi punti vendita che hanno queste criticità, quindi carrelli sporchi, cestini sporchi. Siamo in piena pandemia e in piena pandemia i carrelli assolutamente non vengono né disinfettati né puliti, quindi chiunque va al supermercato e mette le mani sui carrelli va a mettere le mani sicuramente sui carrelli, che le mani dove ci hanno già messo tutte le altre persone le mani, quindi sanificati praticamente zero. Carrelli con cartacce dentro, carrelli con tantissima altra roba. Abbiamo visto addirittura un contenitore di un kebab con della carne dentro putrefatta, dei carciofi fermi lì all'interno che stavano già quasi andando in putrefazione, quindi tornando indietro col video lo potete vedere tranquillamente. Quindi ringraziamo questo punto vendita, che non faremo il nome, non diciamo assolutamente chi è, ma questi ragazzi si impegneranno sicuramente a risolvere questo problema, un problema alquanto enorme, dove sicuramente non è una problematica solo nell'Astigiano, ma è una problematica in tutta Italia, e invitiamo i preposti che fanno i controlli appunto nei locali, quindi come vanno a fare i controlli nei bar, possono andare a fare anche i controlli nei supermercati e andare a controllare appunto che l'igienizzazione venga effettuata in una situazione di pandemia, dove tra due giorni, anzi tra poco meno di 34 ore, ritorneremo in zona rossa, perché la pandemia di nuovo si sta espandendo. Quindi cerchiamo di tenere puliti i cestini, invitiamo tutti i punti vendita, tutti i supermercati d'Italia a pulire e disinfettare i carrelli, quindi quando il cliente entra e va a appoggiare il carrello, quindi lo posa fuori, chi si occupa appunto del carrello lo igienizza e lo va a pulire, evitando che tutte le persone vanno a mettere le mani dove hanno già messo le altre mani. Ripeto, siamo in piena pandemia e sarebbe ottimo che i carrelli vengano disinfettati e vengano puliti, non solo i carrelli ma anche i cestini. Bene ragazzi, da Procopio è tutto. Vi raccomando, lasciate un like, commentate, ditemi cosa ne pensate di questo video, iscrivetevi al nostro canale e attivate la campanella. Vi raccomando, attivate la campanella, che quando usciranno nuovi video su YouTube vi arriverà la notifica e saprete che Procopio ha fatto il nuovo video. Bene ragazzi, da Assi è tutto, un saluto, al prossimo video.